Mara. In molti cercarono di salvare la vita di Alfredino e tra loro c'era Angelo Licheri. Benvenuto Angelo. Grazie. Lei riuscì a sfiorare il piccolo corpo di Alfredino, pulì i suoi occhietti, la bocca dal fango, ma non poté fare di più e quando uscì dal pozzo era dolorante e ferito. Lei si sente, Angelo, un eroe o uno sconfitto? Eroe, anzitutto buonasera a tutti, caloroso da parte di Angelo. Buonasera, benvenuto Angelo. Sì. No, eroe, questa parola eroe, dico la verità, non mi piace molto. Lo sarò pure per chi pensa questo, ma non piace a me sentirla questa parola, perché tutti noi ci emozioniamo tanto a sentire questa storia. No, il fatto, non ho mai fatto questo, ho emozionato in questo modo, perché nella mia famiglia, la penultima, più povera del paese, eravamo tutti eroi di natura, tutti eroi di interno alla persona, tutti eravamo eroi. Parlo della mia famiglia e ecco perché a me questa parola specifica, eroe, cederei molto volentieri a un'altra persona che veramente lo merita. Tu sei un eroe, sei un grande eroe. Da quel giugno del 1981 sono passati 38 anni, ma nessuno ha dimenticato la tragedia di Vermicino e questa è la sequenza fotografica di quelle ore drammatiche. Per noi Carmen Di Stasio. Buongiorno, sono ormai più di 42 ore che i vigili del fuoco stanno tentando di salvare la vita ad Alfredo Rampi, il bambino di 6 anni finito in fondo ad un pozzo. Siamo a Vermicino, pochi chilometri da Roma. Una tragedia che lascia per giorni tutta l'Italia con il fiato sospeso. La macchina dei soccorsi è imponente, accorrono fin da subito vigili del fuoco, speleologi e chiunque potesse dare un contributo per salvare quella vita. Arriva sul luogo anche Sandro Pertini, allora Presidente della Repubblica. La speranza si fa concreta quando Angelo Licheri, un soccorritore volontario, si cala nel pozzo a testa in giù. Per 45 lunghissimi minuti tenta di afferrare Alfredino. È ricaduto giù? Sì, sì. Dove state? Dove prima. Niente. Scivola. Dopo 60 ore di tentativi, non ci fu più nulla da fare. Angelo, lei non era un vigile del fuoco né uno speleologo, lavorava come autista e facchino presso una tipografia. E allora perché si trovava a Vermicino? Mi trovavo a Vermicino perché la mattina andando al lavoro vedevo le segretarie che leggevano il giornale, che parlavano di questo bambino, di questo pozzo, dopo aver letto nel giornale. E io mi sono intromesso un po', niente, Licheri, vai a prendere il furgone che c'è da lavorare, è finita lì. Strada facendo però mi fermo in un bar a prendere il caffè e anche le persone lì che parlavano di questo bambino nel pozzo artesiano. E allora mi allontano ancora dal bar e compro il giornale, dico dopo col tempo magari lo leggo, ho dato un'occhiata solamente così, e bambino di 6 anni caduto in un pozzo artesiano, stanno facendo di tutto per tirarlo fuori, insomma, e dico vabbè, poco importante, è un ripiegato. Arrivo al posto in cui dovevo scaricare i pacchi e anche i magazzinieri, 3, parlavano di questa, mi dico ma questa allora è una cosa, niente, scarico e rivado in tipografia. Però anche la gente, mi fermavo al semaforo e già sentivo qualcuno che o con la radio o che parlava di questo bambino, e comunque sia, torno al lavoro, è finita così, almeno per quella giornata. Tutti parlavano di Alfredino in quel momento. Tutti parlavano di Alfredino, sì. Che poi mi sono accorto che il secondo, il terzo giorno è a reti unificate anche le televisioni, le radio, non trasmettevano altro che questa storia di Vermicino.
E al secondo giorno però incominciavo un po' a pensare, dico, ma... Perché nessuno ti aveva scelto per salvare Alfredino. Assolutamente. Cos'è successo esattamente? È stata una tua scelta personale? E perché l'hai fatta questa scelta? Ma l'ho fatto prima di tutto perché... Perché era molto rischioso. Prima di tutto, sì, ma io sono partito già con l'intenzione, se perderò io la vita, ci sarà qualcuno che si occuperà dei miei figli e grazie di mia moglie. Perché... Senti, ma tu... Insomma, sei riuscito a sfiorare il bambino? Sei riuscito a sfiorare il bambino nel tuo andare giù per questo pozzo artesiano? Hai raggiunto il bambino e l'hai sfiorato? Sì, il bambino l'ho raggiunto a 64 metri e 30 centimetri. Tant'è che appena sono sceso, che da su chiamavano, l'hai preso, Angelo, rispondi, l'hai preso. In quel momento volevo essere certo che fosse lui, perché un ammasso, un'ombra... Appena arrivato giù, con le mani così, ho toccato i capelli, era lui. E poi così, sì, l'ho preso il bambino. Tiralo su di corsa, prendilo. Dico, no, calma. E ad un certo punto non riuscivo più a rispondere loro, perché dopo aver avuto la certezza che fosse, che era il bambino, ho iniziato a lavorare. La prima cosa però che ho fatto con i due pollici, l'ho pulito gli occhi dal fango. E ti ha guardato? No, assolutamente no, ma lui era lì immobile e ora spiego anche come. Sì, va bene, ho pulito col dito, con l'indice, poi mi sono fatto tirare un pochino su di qualche centimetro e ho pulito la bocca dal fango. E in quel momento ha fatto un rantolo. Perché non riusciva a parlare, così, ovviamente. Sì. Poi ho comunicato a loro che il bambino l'avevo preso e che stavo con lui, però stavo lavorando per poterlo rendere, insomma, per rendere la cosa fattibile per riportarlo poi in superficie. La prima cosa è stata perché la mano sinistra era dietro il ginocchio e la destra era dietro il sederino. Praticamente ho fatto un po' di lavoro in più per poter liberare questa di mano, perché era la più incastrata. Per aiutarlo. In quanto sì, tutto il suo peso andava contro la mano e contro la parete. Senti Angelo, io voglio continuare a raccontare con te la storia, però volevo appunto tornare un attimo a Vermicino, dove c'è Mara Pannone, perché ci racconta appunto cosa c'è ora in quel posto maledetto, io direi, perché purtroppo tu sai quanto... Dir poco. Mara. Sì, eccoci Beppe, sì, vedi, questo ulivo, questo grande ulivo, sotto questa pianta c'è il pozzo dove Alfredino è caduto e dove Angelo Ligari si è calato. Abbiamo sentito il suo racconto drammatico per cercare di salvarlo. Oggi, vedete, non c'è più nulla qui che ricordi quel momento. È un posto desolato, è un terreno privato, edificabile, ma la gente del luogo ci ha detto che nessuno vuole comprare questa terra, questo pezzo di terra, proprio perché qui è successa questa terribile tragedia. Erba secca, c'è anche sporcizia, ci sono bottiglie, ci sono rifiuti, e pensare che qui 38 anni fa era pieno di gente, c'erano addirittura 10.000 persone tra speleologi, vigili del fuoco, soccorritori, tecnici della RAI e tanti mezzi tecnici. Ecco, oggi quello che resta è questo, un campo desolato in una stradina solitaria di campagna dove ogni tanto passa una macchina, e questo cancello con questa rosa rossa che grazie, ci ricorda quello che è successo Mara. 38 anni fa. Grazie Mara, grazie davvero. Angelo, sei riuscito a sfiorarlo Alfredino e anche a parlargli? Dunque, parlavo con lui, ma lui non ha risposto assolutamente, solamente quei rantoli. Ossia, io parlavo, però lui mi faceva capire appunto che ascoltava, perché in qualche momento che non sapevo proprio cosa più inventarmi e promettergli che l'avrei regalato, lui rantolava così. Ma quando smetteva appunto di parlare per poter, lo faceva più forte e con più frequenza. E allora da lì ho capito, beh, mi sta ascoltando, ancora è vivo.
perché prima di allora non ho visto nessun quindi movimento. Una grande gioia nel tuo cuore che è riuscito già era qualcosa, perché per me l'importanza era questa. Io sono andato lì con troppo ottimismo, l'impossibilità per me era, che è stato veramente quasi impossibile, andare giù. E poi dico, per me è importante andare giù, ma non pensavo però che ci fosse la roccia di cui mi ha levigato, insomma. E infatti sei tornato su ferito, poi fra l'altro tu avevi un problema anche a una gamba, no? Insomma, sei stato veramente un eroe. Problema a una gamba dopo uscito, perché mi si è gonfiata la gamba sinistra, questa, ma quello forse perché legato troppo stretto. Certo. Questa gamba ne ha risentito di più. Senti Angelo, ma quando sei tornato in superficie, che il bambino non sei riuscito a portarlo su, cosa, insomma, quali sono state le tue emozioni? Cosa ti chiedevano? Ti sei sentito, insomma... Ma la prima cosa, che è appena arrivato su, ho chiesto una coperta perché sentivo freddo e un bicchiere d'acqua. E però il bicchiere d'acqua non era acqua, ma era acqua con qualcosa dentro. L'ho rifiutato. Perché sentivo freddo, dico, vorrei un po' di acqua da bere per rifarmi un po'. Ma è stata una delusione non portare su il piccolo? È stata una delusione per te? È stata dura risalire da solo? No, sono risalito perché loro mi tiravano da su, loro mi tiravano con una corda. Ecco, e poi una volta giunti al pozzo parallelo, sì, al pozzo orizzontale, da lì con il cesto, un cesto in metallo che scendevamo per alcuni metri e poi sono risalito col pompiere. Sei stato molto coraggioso. Senti Angelo, non abbiamo più tempo, io sarei qua con te veramente ore e ore e ore a farti raccontare questa storia drammatica, ma il tuo atto di coraggio è incredibile. So però che devi salutare le nonne, le tue amiche che sono nel... Ah, grazie, nell'istituto. Che avermi permesso questa cosa, perché ci tengo, è troppo importante. A tutte le mie nonnine dell'istituto e della fondazione, e oggi vi ho lasciato libere, però domani l'incubo ritorna. E salutiamo tutte le nonne d'Italia. Saluto così anche lo staff che lavora, certo, appunto all'istituto, e un salutone a Maria Luisa. Grazie Angelo Licheri, Maria. Sei un grande eroe. A te Lisa. Beppe, non voglio sentire. Non c'è più la macchina. Finisci Angelo. No, perché mi ha detto, allora grazie mio eroe. Non voglio sentire più dire eroe. Grazie Angelo. Grazie di cuore. Se no ti mettiamo in punizione. Grazie di cuore.